Approvato ordine del giorno su finanze e enti locali. Delegazione di sindaci di Biella e Vercelli. Cittadini e servizi degli enti pubblici. Riprende il cammino dei ragazzi in aula. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 9 ottobre il Consiglio regionale ha proseguito l'esame del disegno di legge di riforma in materia di urbanistica regionale. In particolare è stato affrontato l'articolo 5 che riguarda il processo di pianificazione del territorio. Focus. Il Consiglio regionale ha approvato il 9 ottobre un ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza in materia di finanza e funzionamento degli enti locali. Il documento chiede che il Presidente della Giunta regionale tuteli le prerogative della Regione e dell'Assemblea in seguito al decreto legge approvato dal Governo il 4 ottobre 2012. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dei votanti. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Questo ordine del giorno non riguarda assolutamente la questione dei tagli e dei costi della politica, sul quale siamo convinti, abbiamo fatto e stiamo andando avanti con la dovuta celerità. È semplicemente un ordine del giorno che impegna il Presidente della Regione a mettersi in campo per difendere le prerogative costituzionali delle regioni, quindi è un aspetto molto costruttivo a difesa del ruolo della regione ed eventualmente di un percorso che possa coinvolgere le regioni da subito per una riforma del titolo quinto. Esprimono contrarietà all'accorpamento con Novara il sindaco di Biella, Donato Gentile, ed il presidente della provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti. La posizione è stata manifestata dai rappresentanti delle autonomie locali del biellese e del vercellese, ricevuti a Palazzo Lascaris, dal presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, dal componente l'ufficio di presidenza Lorenzo Leardi e dall'assessore agli enti locali Elena Maccanti. Il cittadino che chiede un documento che lo riguarda al proprio comune, alla provincia o alla regione e se lo vede negare può rivolgersi al difensore civico regionale in fretta e senza spese e otterrà una risposta. Nel 2011 sono state 40 le richieste di questo genere e sono già 50 nel 2012. Non tutti i cittadini sanno di potersi rivolgere al difensore civico in alternativa rispetto al ricorso al giudice, cioè al TAR, per richiedere e pretendere dall'amministrazione comunale, provinciale o regionale un documento che essi cittadini hanno il desiderio, il bisogno, l'interesse di poter visionare per sostenere un loro diritto. Rivolgendosi al difensore civico si ha una risposta certa entro 30 giorni, soprattutto il ricorso è gratuito e in ogni modo la mia esperienza nell'ambito dell'ufficio dimostra che in tutti i casi non vi è stato nessun ricorso giurisdizionale. I vantaggi sono evidenti e quindi mi sembra anche un mezzo per favorire trasparenza e partecipazione e ad un tempo anche legalità. In breve. Ragazzi in aula è un'iniziativa del Consiglio regionale che da 15 anni offre agli studenti delle scuole superiori piemontesi una simulazione da protagonisti di una seduta dell'Assemblea legislativa, nel corso della quale vengono presentati, discussi ed eventualmente approvati progetti di legge dei giovani partecipanti. In vista dell'evento centrale del 7 dicembre, si è svolto il 9 ottobre a Palazzo Lascaris il primo degli incontri formativi con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola. Grazie al progetto Ragazzi in Aula siamo riusciti a far partecipare i nostri ragazzi a un'attività di importanza veramente grande in ambito civico. Portare i ragazzi di una scuola superiore ad avvicinarsi a una proposta di legge è un obiettivo che ci siamo posti e che abbiamo orgogliosamente raggiunto partecipando appunto a questo progetto. Allora, oggi abbiamo presentato una proposta di legge intitolata Angeli nel Parco, che prevede l'inserimento di ragazzi superiori ai 16 anni all'interno dei parchi del Piemonte. Abbiamo pensato a questo progetto perché vogliamo provare a tutelare i nostri territori e provare a, diciamo, promuovere quelli che sono i territori che di cui non ci interessiamo molto. Hanno imparato a guidare l'agognato motorino in modo corretto, hanno studiato il codice della strada e fatto attenzione anche agli aspetti ambientali del trasporto su due ruote. Per questo un gruppo di studenti è stato premiato a Palazzo Lascaris dopo aver partecipato al corso di formazione realizzato dall'associazione Scooter Sicuro in collaborazione con la Consulta Giovani.
Il corso è stato frequentato da 592 ragazzi di 29 classi di 12 scuole di Torino, Novara e Cuneo. È un'iniziativa che finanziamo e patrociniamo da 2 anni, è un'iniziativa importante che aiuta i ragazzi a imparare quelle che sono le regole, che tra l'altro regole importantissime del codice della strada, e a guidare in modo corretto i veicoli a motore a 2 ruote, quindi gli scooter. È un'iniziativa che ha avuto un grande successo, se è vero come è vero, che oltre 600 alunni di età compresa tra i 13 e i 18 anni hanno risposto positivamente all'appello che è stato fatto sia dalle istituzioni che da un'associazione privata che ha messo in campo un progetto che io reputo di assoluto livello. La mobilità ecosostenibile è sicuramente il futuro della mobilità, perché è inimmaginabile che le nostre città siano inquinate dai veicoli. Sicuramente il veicolo elettrico sarà il veicolo del futuro. Noi ci auguriamo, con questo nostro piccolo sforzo, di contribuire al miglioramento della città. È molto importante sottolineare quanto oggigiorno sia di attualità questo tipo di formazione, e devo ringraziare il Consiglio regionale e la Consulta regionale dei giovani che ci hanno aiutati in questo difficile percorso di formazione. L'interdipendenza e i problemi comuni, l'Europa al bivio fra unità e disintegrazione, quali scelte per l'Unione Europea di fronte alla crisi? Questi gli argomenti del seminario di studio a Bardonecchia dal 10 al 13 ottobre, promosso dal Movimento Federalista con il contributo della Consulta Europea e dell'Assessorato alla Cultura. Il seminario di Bardonecchia è il premio finale a una parte dei ragazzi che hanno partecipato al nostro concorso Diventiamo Cittadini Europei. Vorrei ricordare che ci sono qui ragazzi di 27 istituti del Piemonte che hanno collaborato e dibatteranno su una serie di temi, tra cui l'Europa, la crisi, dove va l'Europa e qual è il futuro dell'Europa e degli Stati membri. Il senso di questo seminario è quello di portare i giovani a riflettere, anche a cercare di capire quelle che sono le complessità del mondo contemporaneo, soprattutto in tempi di crisi, di cambiamenti strutturali come quelli in cui viviamo, capire il senso profondo dell'integrazione istituzionale e quindi la creazione di forme di democrazia sovranazionali in Europa e nel mondo sono l'unica via di uscita che abbiamo in quanto cittadini per ricostruire la democrazia a tutti i livelli e per sperare e costruire un mondo migliore. Studenti polacchi e italiani a confronto sui temi della guerra, della deportazione e della resistenza. Il 4 ottobre si è svolto un incontro legato al progetto linguistico-culturale dell'Unione Europea Comenius, a cui hanno partecipato una 60ina di studenti del liceo della città polacca di Zamość e del liceo classico del convitto Umberto I di Torino. Due esperienze diverse, due paesi molto diversi, con i giovani polacchi e torinesi italiani, con due paesi che hanno un periodo risorgimentale anche simile, seppur, come dicevo prima, molto diverso. Si parte dalla storia per ricordare la storia, la memoria, per capire cosa è costata la democrazia e la libertà. Dire Polonia per noi significa Auschwitz. Auschwitz era il più grande campo di sterminio che c'era, e quindi siamo legati a questo nome, e quindi siamo legati al nome della Polonia in questo senso qui, non per colpevolizzare la Polonia, per carità. Durante la mia prigionia ho conosciuto tanti uomini polacchi che avevano fatto la resistenza in Polonia ed erano finiti a Mauthausen anche loro. Incontrare i ragazzi polacchi è anche interessante. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, con l'assessore regionale all'istruzione e turismo Alberto Cirio, ha ricevuto una delegazione albanese guidata dal ministro dell'economia Edmond Axinastu. Erano presenti all'incontro Giovanni Lauria, dell'ufficio di rappresentanza di Torino della Camera di Commercio e Industria di Tirana, Benko Giata, presidente dell'Associazione Culturale Italo-Albanese, e il console onorario Artan Doda. I 10 anni di Euro, i mezzi di locomozione, la storia in satira, l'immagine della donna e molto altro. Gran parte del repertorio delle mostre del Consiglio regionale può far vivere le sale degli enti del territorio piemontese. Il prestito è gratuito, è sufficiente presentare una richiesta scritta. Sul sito, nella sezione Mostre del Consiglio, si trova il catalogo con le descrizioni delle esposizioni e il contratto di comodato gratuito da compilare.
Tra le mostre ora visitabili, i tre monti consacrati a San Michele e a Giaveno fino al 14 ottobre e dalla storia alla satira è esposta a Santena fino al 23 ottobre. A Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, sono riprese le visite guidate per gli studenti piemontesi. Nel corso della visita vengono illustrati il ruolo e funzioni istituzionali del Consiglio regionale e le attrattive storico-architettoniche del palazzo. Dopo il video introduttivo, l'itinerario si snoda dall'atrio al Belvedere alle sale auliche per concludersi nell'aula sotterranea dell'Assemblea regionale. La prenotazione può essere effettuata online dal sito internet del Consiglio regionale, compilando la scheda Prenotazione Scuola.